l'ultima coppia del mondo. Allora abbiamo Marco Capretti, Francesca Nunzi e Fabrizio Gaetani, il nuovo cast di questa commedia che Marco tu hai scritto insieme con Federico Moccia e Walter Delle Donne, per la quale già ci eravamo visti la stagione scorsa, però adesso hai due, come dire, compagni di viaggio nuovi. Quindi innanzitutto raccontiamo un po' di questo giudizio universale e queste prove che vi troverete ad affrontare. Sì, beh, diciamo che la questione è questa. Nostro Signore ci ha Che so dato, io, che è lui, che è Fabrizio Gaetani, si vede. ci ha mandato tanti, tanti messaggi, non ultimo, ahimè, la pandemia, ma noi non l'abbiamo colti. Abbiamo continuato a pensare a noi stessi, tanto che il primo problema della pandemia era ricominciare con il campionato di calcio. Questo fa capire. Quindi è sceso giù per un nuovo di lui universale e ha deciso di trovare una nuova coppia per ripopolare la terra. E ci ha scelto. Ha scelto Diciamo proprio. che sono stati ripescati, va. Non Diciamo. spoilerare. Ha scelto male. La Ha scelto burocrazia ha male. fatto dei danni incalcolabili anche lì. Ma Eh non lo sì. so, perché poi alla fine, e ovviamente non entreremo nel dettaglio, però troverete in questa coppia, che è una coppia di cialtroni, poi alla fine un lato particolarmente tenero Me lo e dico, me lo dico. no, non lo puoi dire. No, non lo dico. Ma me lo dico. Però i nostri protagonisti, che poi i nostri saremo sempre noi, tramite Nostro Signore faranno delle prove, tante prove per vedere se sono loro degni di ripopolare la terra. Un Alla po' come fine, Don Silvestri e Clementina. un pochettino con Don Don Camillo e Peppone, diciamo. Come Don Pasquale che il prete mi ha sposato, cioè insomma un sacco di donne, metteteceli voi e alla fine scoprirete se questa coppia avrà vinto, passato le prove, e sarà lei quella più pura, più consapevole, più Degna, meritevole e degna. degna di E già mi ripopolare. sono perso, comunque fa ridere. E tra E l'altro riflettere. il tutto poi avviene in diretta streaming mondiale, quindi pure è una responsabilità in più, Su no? DAZN, si può Beh, dire DAZN. DAZN lo Anche possiamo dire. DAZN si può dire, diciamo che dobbiamo stare al passo coi tempi, quindi anche il diluvio universale sarà trasmesso in streaming. Sarà tutto un po'. Quindi non si vedrà niente. Oh, sì, sarà un'apocalisse tutta centrata sull'attualità, quindi ci saranno i social, ci sarà DAZN, ci sarà lo streaming e ci sarà anche la passione per il calcio, possiamo Ma dirlo. sì, dai. Beh, quella non manca mai, dai. L'Italia, il Sono anche i treni che calcio. passano, tipo adesso. Sì, Eh? vabbè, lo diciamo che tu sei Trino, no? Il Sottrino. Però non diciamo altro. No. Sullo sport non diciamo altro. Siete. No, non Io diciamo so. altro. No, 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 no. non spolverate. Non spolveriamoci. Senti, ma invece l'emozione sempre di un debutto, per quanto nel caso tuo, Marco, lo spettacolo l'hai già replicato tante volte, e poi perché da Francesca, Fabrizio, siete animali da palcoscenico, però quando c'è un nuovo debutto c'è sempre quel brividino ancora, no? Brividino. Diciamo, ti sei attaccato sotto, Brividone! possiamo Ah, dire. stiamo a far sotto, anche brividino. No, sempre, sempre. Sempre, E non sempre. solo la sera della prima, ma tutte, almeno per me, No, no, vale per cioè quei tutti, vale 10 minuti prima di andare in scena, insomma, sono sempre un po' friccicarelli. Considera, io il brivido ce l'ho da una settimana, quindi fatti i conti. Senti, invece che indicazioni vi ha dato il vostro regista e coautore Federico Moccia per questa riproposizione dello spettacolo? Beh, diciamo che è stato molto contento intanto dei vecchi artisti che hanno, dei vecchi Anzi, attori, li ha rimpianti, li ha diciamo. rimpianti, no, non è vero, è stato molto contento di loro e tuttora contento di Siamo Fabrizio e di diversi, quindi Francesca. ovviamente abbiamo un po' riadattato il tutto, quindi. Sì, si è divertito anche lui ovviamente a giocare sui colori, sui caratteri dei protagonisti stessi. Poi ricordiamoci che è vero che lui è famoso per 3 metri sopra il cielo, quindi un qualcosa di estremamente romantico, ma è anche uno degli autori di Bonolis, quindi unisce al sentimento anche una comicità molto, Sì, molto diretta, molto e quindi spiritoso, molto, molto quindi per spiritoso. noi è perfetto. E quindi sicuramente anche chi magari lo spettacolo l'ha già visto troverà dei nuovi spunti, delle variazioni divertenti, Molte. no? Quindi vale la pena comunque tornare a vederlo. Anzi, noi consigliamo proprio di tornare.
perché vedrete ovviamente ma anche un in altro questi quattro spettacolo. giorni di tornare tra un giorno e l'altro, cioè Sì, viene il ci 2, torna il saranno. 3, capito? Dormite in teatro, tanto fa freddo. Fate l'abbonamento, 4 serate. Comunque, guarda, hai detto una cosa giustissima. Molte persone che l'hanno visto lo vogliono rivedere, un po' perché lo hanno apprezzato e quindi tornano a ridere, un po' perché sono curiosi di vedere Certo. come, si evolve lo spettacolo con due interpreti differenti. E tra l'altro, dopo Roma, porterete in giro questo spettacolo dove? La prima tappa è San Vito Romano. San Vito Romano. Cioè, Poi siamo. andiamo un po' nel sud, un po' nel centro, un po' nel nord. Diciamo che Vabbè, siamo nelle mani di Dio. sì, siamo nelle mani sue. Figlioli. Beh, tra l'altro, poi Francesca, tu diciamo che un dio a teatro ce l'hai avuto, che era Enzo Garinei, no? Come dire, quindi Esatto, insomma, quindi Fa sì. Fabrizio, c'hai questa sorta un po' di eredità un po' ingombrante. Nessun paragone, guarda, nessun paragone, mai di meno. Infatti, guarda, dopo questa cosa Francesca ci fa un po' di tenerezza perché è passata da Proietti e Garinei a Capretti e Gagliani. Ah, invece sono molto contenta perché questi sono giovanotti e quindi si faranno e tra un po' si dirà ai giovani che verranno dopo dire ma tu lavoravi con Capretti e Fabrizi e E adesso loro diranno: ma chi sono sti due? Fabrizi, ho detto Fabrizi, Esatto. Gaetano. Non preoccupare. Anche Fabrizi. Vabbè, Il testimone si tramanda. dai, sono due bravi ragazzi, Francesca, su, diciamo. Voglia. Va. Prego. Possiamo dire una cosa perché ci teniamo. La scrittura dello spettacolo è anche, oltre a Federico Moccia, sottoscritto anche di Walter Delle Donne, e la grafica che ha avuto un successo assurdo è di Lillo Carpino. Ci tengo. Bravo, veramente. Sì, è Grandi, grandi. vero, c'ha Una un bella squadra, bel diciamo. riscontro la locandina, La vero? cosa più bella dello spettacolo, diciamo. Sì, esatto. Infatti ci attribuiamo Ma locandina alla sicuramente si fine, ride, per non stare con sicuramente gli si occhi. ride. E invece l'anno prossimo al posto di loro due, chi vorresti? Nessuno perché lo cerchiamo. No, perché questo spettacolo poi si autodistrugge, basta. Finito il Ah, ma tour. non sai che ne avevo capito la domanda? Ho pensato che stavo. Ah, io? No, no, questo Adesso ne hai l'abbiamo anche cambiati due, fatto. adesso sono arrivati loro, l'anno prossimo con chi li cambiamo? Ma no, no, come sempre non capisco. No, diciamo che fermiamoci, anche va bene così, va bene così. Sì, basta, Ah, adesso. vogliamo dire che forse ci sarà un nuovo progetto? Possiamo dirlo? Quello sì, lo Diciamo. diciamo. Un nuovo spettacolo proprio. Eh sì. A parte che tutti voi siete costantemente impegnati tutta la stagione, quindi se volete dire anche. Già che ci siamo, i vostri prossimi appuntamenti con i vostri altri spettacoli. Bello, si può? Certo, Io ce l'ho un facciamo telefono. promo, promo senza remore. Ah, io sono contenta perché ce l'ho tra un po'. A fine febbraio ho il mio monologo nuovo che si chiama Nevrosi. E quindi, Bellissimo, poi, bellissimo. Marco? Io vado all'analista dopo questa cosa e quindi vado a fare nevrosi dall'analista. Ma io vi dico il titolo, posso dire, del Certo. prossimo nostro spettacolo, futuro prossimo, non sappiamo quando. Poi mi è rimasto un po' di barese. Il titolo è Rumori fuori osceni. Osceni, Attenzione. capito? Ah, L'ho detto tutto, eh? vedrete Gaetani nudo. Uno spettacolo hot. Molto hot. Anche un po' dog. Comic hot. Hot dog. Va Ma bene, esatto. prima di degenerare definitivamente, No. Francesca, aiutami tu. Allora, prima di degenerare, allora io vi Questo non è ringrazio. degenerare, dai, degenera, vai Marco, fagli uno. Allora, l'altro giorno. E quindi invitate gli spettatori a venire al Teatro Marconi a vedervi da domani sera. Dal Ale, 2 vai. al 5 febbraio, Al Teatro Marconi di Roma. l'ultima coppia del mondo. Mi raccomando, numerosi, numerosi che ci salviamo tutti. Allora io vi ringrazio e quindi appuntamento dal 2 al 5 al Teatro Marconi a Correte Numerosi. L'ultima coppia del mondo. Grazie a tutti, in bocca al lupo e complimenti. Grazie Ivan, Grazie grazie. Ivan, in Ciao. lupo.